Io mi sento onorato di aver avuto questa cittadinanza onoraria di Montelabate. Io dico, per me è un'adozione, voglio dire, cioè dopo tanti anni che siamo qui, quasi oltre 50 anni, insomma, veramente è una cosa interessante, molto interessante, così via, e fa tanto piacere, perché ricevere questi riconoscimenti non si può dire che non faccia piacere, ecco. Se lo sarebbe mai aspettato 60 anni fa? Ma questo qui no, di sicuro, perché quando siamo venuti su qui per la prima volta a Montelabate, a parte che noi eravamo venuti su perché francamente non era facile allora trovare i terreni vicino a Pesaro e così via, siamo venuti su qua su, era una zona depressa, e francamente adesso sembra due passi, ma allora sembrava una distanza irraggiungibile. È importante, se c'è questo riconoscimento vuol dire che l'azienda va bene ed è importante per tutto, perché ormai l'azienda, diciamo, è un patrimonio nostro certamente, ma è anche un patrimonio di tutti, del comune di Montelabate, del comune di Pesaro, diciamo di tutti i dipendenti. Quali sono i segreti per sopravvivere a 60 anni di attività? Ma i segreti sono sempre quello di aver, come noi abbiamo sempre fatto dall'inizio, anche se da piccoli, abbiamo sempre fatto un prodotto di qualità, un prodotto di design, dare un buon servizio, diciamo è quello, non è che ci sono cose particolari. Però insomma bisogna essere sempre molto attenti in posto tutto, perché certamente che oggi non è facile per portare avanti questa azienda, bisogna sempre essere attivi, avere aziende sempre diciamo non, che non diventino obsolete, sempre che siano al passo con i tempi. Mi è venuta questa idea perché sono convinta che Walter Scavolini, col suo intuito quando era molto giovane, non era neanche maggiorenne, ha creato questa azienda e negli anni è riuscito a dare lavoro a tante famiglie di Montelabate e anche dei comuni limitrofi. E questo che cosa ha comportato per il comune? Ha comportato un benessere, uno sviluppo industriale e anche uno sviluppo edilizio, perché chiaramente uno cerca di abitare vicino al dove lavora. E quindi per il nostro territorio è stata una cosa molto importante. È vero che poi negli anni ci sono stati periodi di crisi, però lui è l'unico industriale che è riuscito sempre a superare le crisi, perché ha creduto nella sua azienda, reinvestendo nella sua azienda e convinto che avesse delle potenzialità. Un grande intuito chiaramente imprenditoriale, uno sviluppo del territorio molto importante e al quale non potevamo non dare un riconoscimento altrettanto importante come una cittadinanza onoraria.